Ciao a tutti ragazzi da Tales of a Gamer, io sono Chris e questa sera siamo qui insieme per l'episodio speciale in collaborazione con Nintendo Switch, gruppo italiano di Nintendo Special. Ovviamente questo è il secondo episodio perché questa è un'iniziativa andata in onda già dalla scorsa settimana. Allora, iniziamo a spiegare perché questa è una puntata importante, perché intanto come al solito suddividerò la puntata nelle tre fasi principali, ovvero prima di tutto vi farò un riepilogo delle uscite della settimana a livello di titoli, ovviamente Nintendo Switch. Partiremo dai titoli più importanti andando avanti con i titoli indie, poi ci sarà una breve sezione dedicata alle notizie, ci sarà il cosiddetto il vostro momento, ovvero i 5 post che ci sono piaciuti di più durante quest'ultima settimana. Ci sono, oh buonasera anche a voi, grazie per essere qui insieme a noi, si chiama Francesco Tinaglia, che a Manuel, grazie mille per essere qui con noi, mano a mano ogni tanto vado a vedere, se non vedo tutti i vostri commenti ragazzi non prendetevela male, e perché anche l'altra sera non so perché ogni tanto mi crea qualche piccolo problema con i commenti, ma vi saluto tutti quanti. Comunque, ci sarà, come dicevo, il vostro momento con i 5 post che ci sono piaciuti di più durante la settimana pubblicati da voi direttamente su Nintendo Switch gruppo italiano. Successivamente ci sarà un piccolissimo speciale dedicato alle 6 domande che faremo a voi, per cui per ogni domanda vi daremo circa 1-2 minuti di tempo per rispondere direttamente su Nintendo Labo. E alla fine, come già hanno annunciato, buonasera anche a te Alessio, come già hanno annunciato in giornata anche i ragazzi, i collaboratori, i moderatori di Nintendo Switch, gruppo italiano che ringrazio e saluto, ci sarà l'estrazione alla fine per quanto riguarda il codice che viene dato, e ringrazio direttamente da Marco Latini, per Bayonetta, quindi veramente un gioco di tutto rispetto che troveremo questa sera anche ovviamente nelle uscite della settimana. Allora, nelle uscite della settimana abbiamo Monster Energy Supercross, che credo sia anche uscito in formato retail e credo che il prezzo si aggiri attorno alle 59 euro, non mi sono riportati i prezzi perché altrimenti diventava comunque un angolo veramente troppo lungo, comunque bene o male ricordo che era verso i 59 euro. Poi The Fall Parte 2 Unbound, All Boy, che ricordo essere disponibile a 29,90 euro e mi dicono essere un titolo veramente di tutto rispetto, quindi dategli un'opportunità. Billiard, che sicuramente il mio collega apprezzerebbe tantissimo perché a lui piacciono questi titoli. Torquell Physics Modified Edition, Xenodrifter, Wonder Jar, che so che comunque saluto anche, colgo l'occasione, Siddhartha Nintendo, so che probabilmente ci farà anche un episodio dedicato, ora non so se in settimana o successivamente. Wonder Jar Try Again or Walk Away è il titolo completo. Samurai Ace for Nintendo Switch, Escape Tricks 35 Faithful Enigmas, Aqua Kitty UDX, Neo Geo Fatal Fury 3, Fe, che io ricordo essere a 19,90 euro, circa 19,99 euro, mi interessa molto come titolo. Ovviamente Bayonetta, il primo e il secondo Bayonetta usciti sia in formato fisico che in formato digitale, se acquistate anche il primo capitolo, il secondo sarà scontato a 30 euro. The Longest 5 Minutes, che è disponibile a 39,90 euro e promette di essere un titolo, a quanto ho capito, la tipica battaglia contro il Demon King come Tales of Phantasia. E Jones Dever Lone Wolf. Ecco, io saluto in questo momento anche Ennio e Latini Marco, che si sono uniti in questo momento al video, grazie mille ragazzi per essere qui. Questi erano i titoli che sono disponibili da questa settimana per Nintendo Switch, sicuramente in formato digitale, e i più importanti come Bayonetta per esempio anche in formato retail, ma attenzione perché il formato retail di Bayonetta contiene unicamente la cartuccia del secondo capitolo. Per avere il primo capitolo dovrete scaricarlo mediante il codice, e partendo con le notizie, anche se non me la sono segnata, è una notizia dell'ultima ora, quella che alcune delle cartucce di Bayonetta 2 contengono un codice che sembrerebbe fallato, ovvero se voi mettete il codice sembrerebbe che la console vi dà un errore quando tentate di scaricare Bayonetta, ma è presto risolvibile perché collegandosi mediante il centro assistenza del sito di Nintendo e mettendo il codice dovrebbero darvi subito un codice di riserva. Nintendo è già quindi a conoscenza di questo problema, quindi complimenti a Nintendo per essere sempre così tempestiva nella risoluzione comunque dei problemi. Torniamo alle nostre notizie, perché non si parla solo di Bayonetta questa sera, si parla anche di Ubisoft, perché a seguito del successo di Mario & Rabbids, titolo quasi totalmente italiano, per non dire totalmente italiano, di cui siamo molto fieri, Ubisoft ha deciso di incrementare il supporto a Nintendo Switch.
Nel corso dell'ultima riunione, infatti, che si è tenuta il 31 dicembre scorso, il Chief Executive Officer di Ubisoft, ovvero Yves Guillemot, e il Chief Official Officer Alan Martinez, hanno parlato dei risultati di Nintendo Switch e dei piani futuri per quello che sarà Nintendo Switch con la compagnia, e si ritengono veramente molto soddisfatti, come dicevo, di quello che è stato Mario & Rabbids, perché è stato un titolo, o meglio, il titolo third party più venduto nel corso del 2017, contando anche che solo il mese scorso è avvenuto il lancio in Giappone, quindi comunque ragazzi stiamo parlando di un titolo che ha acquisito uno spessore sempre maggiore nel corso di questi ultimi mesi e di questo ultimo anno. Comunque il gioco continuerà a beneficiare, stando a quanto hanno detto comunque quelli di Ubisoft, di ottime vendite anche nel lungo termine, secondo quanto pensano loro, e sembrerebbe essere chiaramente il leader tra i third party direttamente per Nintendo Switch. Ovviamente questo porterà Ubisoft ad incrementare, a continuare a sostenere Nintendo Switch, e noi ne siamo molto felici, e colgo anche l'occasione per ricordarmi comunque che successivamente sembrerebbe che ci sia questo rumors di Ubisoft di poter portare South Park scontri diretti direttamente su Nintendo Switch, e so che molti di voi rispetto a ciò che postate durante la settimana lo stanno attendendo veramente tanto. Torniamo invece sul titolo splattatutto più amato di Nintendo Switch, perché si parla di Splatoon 2. Splatoon 2 praticamente lo scorso weekend si è vista la chiusura per quanto riguarda lo Splatfest con la vincita dei cetriolini no, sì, io avevo scelto i cetriolini no e ho vinto con un clamoroso 3-0 per Alga contro Nori, ma non è soltanto questo che ha fatto felici i fans, perché il giorno dopo, ora io credo fosse domenica mattina, ci sono state delle gradite novità direttamente dallo Splatoon 2 Koushien, che è un evento dedicato a qualcosa di molto simile a un competitivo, ma dovrebbe essere un evento più che altro per far conoscere il mondo di gioco anche a coloro che a Splatoon non ci hanno mai giocato. Che cosa c'è effettivamente? Ah, ovviamente, parentesi, Only Japan, come sempre. Comunque, tornando a noi, cosa c'è di specifico, di novità da questo Koushien? Sembrerebbe che ci sarà un nuovo scenario, che io chiamo molto palesemente il campo di pallacanestro, ma so che in italiano l'abbiamo tradotto in un altro modo. Saranno implementate delle nuove armi, ovvero le Tetradualis, che sembrano molto dei Repolper Duplo, delle Ripolpelle, non so se comunque avete presente il genere, ma cosa che mi ha reso veramente felicissima, finalmente ci saranno gli Amiibo di Alga e di Nori. C'è stato anche un video dedicato che vi ho pubblicato in pagina, ma su Nintendo Switch c'è anche in formato italiano, perché praticamente ci mostrano da vicino questi Amiibo che dicono saranno diversi anche rispetto ai materiali per quanto riguarda la loro produzione. Effettivamente non si sa ancora che cosa faranno all'interno del gioco, probabilmente daranno come gli Amiibo di Stella e di Marina, daranno comunque degli ulteriori armi piuttosto che degli ulteriori costumi. Io l'attendo veramente tanto, e nel frattempo io vedo che la Tini Marco ti saluta. Ciao Marco, un altro Marco come me, quanti Marchi ci sono? Io vedo. Meno male che la Germania ha preso l'euro, eh. Vai, vai. E comunque io vedo anche Alberto Presti, lo saluto, buonasera anche a te, grazie per esserti unito qui con noi. Comunque, ritornando a noi, per concludere quanto riguarda gli Amiibo di Alga e di Nori, ancora non abbiamo una data di uscita ufficiale, anche se alcuni pensano che sarà attorno al mese, il periodo che va da giugno ad agosto, più o meno ad un anno di uscita dal gioco. Io salto un attimino una notizia per tornare di nuovo a Splatoon, così facciamo un riepilogo generale, perché in settimana il mio collega ha pubblicato una notizia riguardante una nuova edizione che credo di aver letto sia momentaneamente unicamente Only America, ovvero che a partire dal 16 marzo sarà pubblicata questa edizione Starter Edition per Splatoon, che conterrà una guida strategica per incanalare al meglio i nuovi fans verso il mondo del multiplayer online. Agosto, mi dice Francesco che sarà agosto, lo spero perché passeremo un'estate fantastica anche con gli Amiibo di Alga e di Nori. Comunque, tornando a noi, a partire dal 16 marzo, questa edizione conterrà, oltre che la guida strategica per incominciare nel mondo del multiplayer, una serie di stick a tema
e ovviamente il gioco. Ricordiamo che il gioco in tutto il mondo ha venduto qualcosa come quasi 5 milioni di copie, di cui mi pare 2 soltanto in Giappone, quindi veramente stiamo parlando di un titolo di altissima portata, ovviamente dopo Zelda, perché sono stati i titoli più importanti del primo anno di vita di Nintendo Switch, quindi comunque se alcuni di voi hanno intenzione di importare questa Starter Edition, ci farebbe veramente piacere vedere sia sul gruppo che in pagina eventuali foto. Poi, tornando invece a parlare di Bayonetta, perché ovviamente si parla molto di Bayonetta da venerdì, che è veramente un gran giocone, ragazzi, e vi ricordo che questa sera ci sarà questo giveaway per quanto riguarda il codice di Latini Marco, che ringraziamo infinitamente per quel che riguarda il primissimo Bayonetta. Torniamo a parlare di questo capitolo, di questo titolo, perché sembrerebbe da voci che Bayonetta 3 diventerà una grandissima esclusiva per Nintendo Switch. E voi direte, beh, era ovvio, ma non era così tanto ovvio, ragazzi, perché ricordo che il primo Bayonetta era stato pubblicato anche su console come PlayStation 3, quindi avere un titolo come Bayonetta 3 direttamente esclusiva Nintendo Switch può portare un'ottima fetta di fans direttamente sulla nostra console preferita. Ecco, chi effettivamente ha dato questa conferma è stato proprio Camilla, direttamente da Platinum Games, che spiega gli incentivi, almeno adesso io non vi sto ad elencare tutto ciò che ha detto, comunque lui è molto propenso ovviamente al lavoro in collaborazione con Nintendo e nello specifico su Nintendo Switch. Proseguiamo comunque, ovviamente oltre a parlare del brand di Bayonetta che è veramente fantastico, di un altro brand che attendiamo tantissimo per questo 2018 e speriamo che effettivamente anche se voci fondate lo danno per quest'anno, di Pokémon su Nintendo Switch, perché qualcosa inizia comunque a muoversi, anche se non abbiamo ancora ovviamente una data di uscita, ma molti si aspettano che sarà attorno al periodo di ottobre e di novembre. Sembrerebbe che, secondo l'insider Pixel Par, sembrerebbe che le prime traduzioni europee saranno implementate tra aprile e giugno, verranno sottoposte ovviamente ad ulteriori verifiche, gli editori vengono assunti con un contratto minimo di 6 mesi, così lui dice, quindi qualcosa si sta muovendo per Pokémon per Nintendo Switch. Molti dicono a ragion veduta che questo sarà un titolone che comunque farà guadagnare a Nintendo Switch un'ulteriore fetta di mercato e un'ulteriore possibilità di entrare nelle nostre case o comunque nelle case dei nintendari e non solo di tutto il mondo. Io lo spero perché comunque sarebbe veramente un titolone fantastico. Attendiamo eventualmente un eventuale prossimo Direct di Nintendo piuttosto che il prossimo E3, che comunque non dico che è alle porte, ma ormai iniziano a circolare le prime indiscrezioni. Ok, perfetto, proseguiamo perché le notizie si concludono qui, perché vogliamo dedicare alcuni minuti alle 6 domande, come vi anticipavo all'inizio dell'episodio, per Nintendo Labo. Ecco, se voi, io inizio a spiegarvi un momentino, se voi avete visto in settimana il post che abbiamo pubblicato direttamente in pagina e poi trasmesso anche su Nintendo Switch gruppo italiano, sapete benissimo di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando effettivamente di 6 domande dedicate al video e che saranno praticamente con risposte ovviamente multiple, non è una verifica di scuola, state tranquilli, sui vostri pareri in merito a ciò che avete visto. Le domande ovviamente sono molto specifiche perché vogliamo creare questa bellissima empatia e sinergia che si sta creando con Nintendo Labo. Avrete un minuto o 2 di tempo per rispondere, intanto magari vi darò anche la mia di risposta o le mie impressioni. Io sono uno dei pochi che aspetta un nuovo Shin Megami Tensei. No, non sei l'unico. Io a Shin Megami Tensei, Ciro, non ci ho mai giocato, però effettivamente potrei essere tentata ad acquistarlo, come ho fatto per diversi titoli per Nintendo Switch che mai mi sarei aspettata di giocare così tanto, come per esempio Splatoon 2, che io un multiplayer online non ci ho mai giocato così tanto come per Splatoon. Shin Megami Tensei potrebbe essere un titolo a cui io punterei direttamente per Nintendo Switch. No, Tonno Giulio Vinci ci scrive, no, quelle The World Ends With You saranno miei, assolutamente sì, io è uno dei titoli che attendo di più perché lo finii 10 anni fa su Nintendo DS e trovo che The World Ends With You abbia un messaggio bellissimo direttamente alla fine del gioco. Ma è vero che uscirà una nuova Switch? No, no, ragazzi, no, non ascoltate queste cose, non ascoltate, questi sono dei rumor pazzeschi, a dir quasi delle fake news. Assolutamente, Nintendo non vuole modificare i suoi progetti per tutto il 2018, però stiamo tranquilli. Fino a quando si parlerà della chiusura del progetto 3DS, per cui
perlomeno fino lì non ci saranno ulteriori. Lo so che in settimana continuano a uscire progetti su progetti, addirittura c'è gente che parla anche di VR, di visori strani, di cose, ma assolutamente tutti rumor. Donno Giulio Vinci ci scrive: vivrà 10 anni, lo spero che sarà sopportata per così tanto tempo, perché voi non vedete in questo momento la mia collezione di giochi retail, ma io ne parlavo con il mio collega in settimana, presumo di non aver mai avuto così tanti giochi nel primo anno di vita per una console. Questa è anche la magia di Nintendo Switch. Comunque, ragazzi, mi fa piacere fermarmi per poter commentare con voi, ma ritorno un attimo su Nintendo Labo perché parto in questo momento con le domande. La prima domanda, che forse è la più scontata che vi voglio fare, è: a seguito di quello che è stato il video che avete visto, dove siete più improntati ora? Che cosa acquisterete? Il kit robot o il kit generale? Fateci un po' sapere, perché io sarei più improntata verso il kit generale. Non so perché, il kit robot non è che mi appassiona tantissimo. Sinceramente io il kit robot, effettivamente ho visto il suo funzionamento, è interessante, però sul generale, con quella canna da pesca, con quella motoretta, sinceramente io vorrei una remaster della trilogia di Mass Effect. Ecco, questo è un po' off topic di quello che stiamo dicendo. Robot, mi dice Alessio, assolutamente. Ragazzi, siete più improntati verso il robot, veramente. Comunque, rispondo prima ad Alberto. Sarebbe comunque un bellissimo porting la trilogia di Mass Effect, anche se per quello non ci ho mai giocato. Sarebbe bello per molti fans, però è una cosa che non so se effettivamente sarà possibile, lo spero. Fabrizio mi scrive: generale, più varietà, anche per me decisamente c'è più varietà, ci sono più cose da fare, ed effettivamente vi ripeto, sinceramente a me piace tantissimo quella cosa di poter pescare. Ecco, il minuto sta per finire, io ribadisco, generale o kit robot, perché entrambi, robottone. Il robottone sta vincendo, ragazzi, su. Latini Marco mi dice, li ho ordinati entrambi, lui è quello che ha vinto, Marco ha vinto tutto, Marco, li ho ordinati entrambi. Grandissimo Marco. Fa un po' come noi. Fa un po' come Spendaccione. Noi. Nel dubbio, ordiniamo le cose. Nel dubbio, compriamo tutto. Robot, Alberto, ecco, robot decisamente ho capito che ha stravinto sul kit generale. Francesco mi dice il kit generale, grande fra. Ribaltiamo tutto. Ciro mi dice il kit generale sicuramente abbraccia appieno l'idea di Labo con la creatività, fantastica, bellissima risposta, è vero, perché comunque come avete visto all'interno del video Labo è praticamente versatile sotto ogni punto di vista, potete modificarlo come volete, è veramente fantastico. Kit generale assolutamente, mi dice Christian, e vai che torniamo alla ribalta. Ennio, ma ha vinto anche i soldi, me sa. sì, decisamente sì. Come spesa, decisamente, per ciò che stiamo andando ad acquistare, mi rendo conto che potrebbe essere particolarmente elevata. Però, comunque, ragazzi, si parla di Nintendo Labo, si parla di una novità. Chiudiamo qui le risposte, che mi piacciono tantissimo queste reazioni, passiamo alla domanda numero 2. Nello specifico, la domanda numero 2... generale, poi magari non buon Natale, sì, magari facciamo anche una cosa del genere, che magari adesso uno e poi successivamente un altro, anche al compleanno se c'è di mezzo. Comunque, la domanda numero 2 si parla di, dal minuto 0:32, andate a vedere il video, viene mostrato come assemblare i fogli di cartone, e la mia domanda è, pensate che Nintendo Labo stimoli la creatività e la manualità, o pensate di farvi aiutare da una terza parte? Ecco, questa è una domanda che ho voluto fare perché è una domanda molto personale, perché come ben sanno chi effettivamente mi conosce o chi comunque parla spesso con me, io non sono particolarmente creativa e non ho una particolare manualità per poter mettermi da sola ad effettuare una costruzione di Labo, anche se effettivamente vedo che comunque da quello che ci fanno vedere nel video sembra più semplice di quanto possa immaginare. E voi effettivamente facciamo magari questa domanda in una maniera anche leggermente diversa, pensate poi di giocarci da soli o volete anche coinvolgere altre persone montando con loro? Cioè effettivamente anche questa potrebbe essere una domanda carina, che cosa ricreerà Labo per voi? Sarà più un cosiddetto... E qua c'ha ragione Manuel, in società con i figli e moglie, beh certamente, bellissima risposta Manuel, e l'aspettavamo, e la stavo quasi per dire io questa, però mi hai proprio tolto le parole. Assolutamente sì, perché secondo me, come vi dicevo, ci crea questa strana sinergia, questa empatia che dicevo anche in settimana in vari commenti, per cui effettivamente Nintendo Labo con questo progetto sta unendo molte persone, sia in famiglia. Penso di giocarci da solo, anche Alessio, non è una brutta idea, è vero che crea questa empatia e sinergia,
però anche giocarci da solo secondo me deve essere comunque molto appagante, riuscire a costruirlo, ad arrivare alla meta finale finalmente da solo. Francesco mi dice con i bambini, bellissima risposta, anche perché Lavo, è vero che sembrerebbe essere pensato direttamente per i bambini. Sì, ma lo dovete però... montare voi ragazzi, perché però... io non li vedo i bambini a montare questa cosa, almeno che abbiano dai 10-11 anni in su, ma penso che prima sia veramente molto dura. Però magari, sapete, io ho visto il video, effettivamente all'interno del video si vede che comunque non è particolarmente complicato, perlomeno ci gioco con le figlie, provo a costruire io con bestemmie annesse, non si bestemmia davanti ai bambini, bestemmi dopo, prima costruisci, dopo te le tiri tutte dentro, vai da una parte, bestemmi. Fai come Fantozzi, corri in mezzo alla strada, urli, torni indietro e vai avanti. E vai avanti, esatto, questo è l'obiettivo. Chiudiamo qui la serie delle risposte e proseguiamo con la domanda numero 3. La console Nintendo Switch ci mostra come assemblare passo dopo passo il nostro Nintendo Labo. Vi piace l'idea di un software user friendly che funge anche da libretto di istruzioni? A me sì, o meglio, 50 e 50 io direi, perché mi piace l'idea di vedere come montare Nintendo Labo, ma io sono sempre di quella all'antica con il foglio di carta per le mani, un bel libretto dentro, secondo me non guasterebbe. Ora, io non so se effettivamente dentro ci sarà un libretto, io adesso faccio tutte domande in via molto teorica ovviamente, ma magari dentro effettivamente per chi non vorrà seguire le istruzioni a video, potrebbero magari mettere dentro un libretto di istruzioni, io lo spero, anche perché magari un libretto di istruzioni... Marco mi dice le penso, bravo, pensale, però magari un libretto di istruzioni dentro secondo me non sarebbe male. La domanda più preoccupante che uno si deve fare è come Amazon ti farà arrivare Nintendo Labo. Cioè, io non voglio commentare, però effettivamente no, devo essere sincera. Allora, Amazon è vero che ogni tanto qualche stupidatina magari la fa, però in linea generale comunque per me è sempre stato un ottimo servizio. Allora ragazzi, abbiamo avuto modo di parlare con alcuni addetti al GameStop dove ci hanno confermato di aver visto il cartonato del Nintendo Labo anche per le prossime pubblicità che usciranno tra pochissimo, e pare sia molto spesso il cartonato esterno con la plastica che chiaramente andrà a rifinire la scatola. È logico che se ci ponete un serro da stiro sopra al cartonato, questo. Non fate esperimenti. O se me lo fate viaggiare nell'umidità di un camion di notte, probabilmente qualche problemino ne potrebbe arrivare. Ecco, tra gli altri commenti io poi trovo di Mario, purché non sia come One Two Switch che lo fa vedere ad ogni avvio del gioco. Io in verità su One Two Switch avrei qualche riserva, perché io non vorrei raccontare la nostra esperienza con One Two Switch, ma o siamo nabbi noi, o effettivamente l'hanno studiata male quella di Nintendo, perché noi credevamo che fosse fallato il nostro gioco. Cioè, noi credevamo... Tante persone hanno creduto che al posto di tanti giochi ce ne fossero solo 10. Non vorrei dire, però io spero che effettivamente l'esperienza Labo sia un po' diversa. Un minimo di istruzioni forse non guastava. Non sarebbe stato male. Ecco. Comunque, andando avanti con ciò che mi rispondete, Manuel mi dice a me sì, la via digitale non è male. Sì, effettivamente è carino, io ho visto un po' come funziona all'interno del video, molto carino poter girare, guardare, proseguire. Massimiliano mi dice se è pensato per i bambini è utilissimo, sì, perché effettivamente con i commenti anche e con degli iscritti molto carini, perché comunque Nintendo Labo ha proprio sollevato il web in generale, ci sono stati degli iscritti molto carini, delle recensioni di alcune persone che hanno paragonato il Nintendo Labo ad un bellissimo grido di speranza per il passato. Antonio mi dice, scusate, potreste dirmi com'è One Two Switch? È un bellissimo party game. Allora, se ti abitui subito all'idea di riuscire a sbloccare tutti i giochi e di non arrabbiarti come abbiamo fatto noi con i primi giochi... Però scusami, guarda, un consiglio da Marco direttamente, trovalo usato. Non sì, pagarlo prezzo pieno. Sinceramente non vale quei soldi che viene venduto. Per cui, se lo trovi usato, è un bellissimo party game, logicamente, con tantissimi giochi all'interno da giocare con la famiglia. Certo. La sparatoria molto bella. Molto carino, ecco, sì. Molto molto bello e molto simpatico, per cui...
Ecco, doveva essere in verità, io chiudo poi un po' il discorso One Two Switch, doveva essere il titolo inserito all'interno di Nintendo Switch. Non voglio cadere nella banalità della stragrande maggioranza delle persone che dicono ma averlo comprato a parte, però ragazzi non hanno tutti i torti, perché averlo inserito magari all'interno della scatola di Nintendo Switch poteva creare un po'... diciamo quella contentezza, anche quella felicità. Doveva essere un gioco come demo Switch o Kill Application direttamente inserita, e invece purtroppo Nintendo ha sempre le braccine corte, secondo me, e Giappa hanno sicuramente dei parenti a Genova. Comunque è il comunque mio ragazzi commento. Assolutamente, se vi piace assolutamente il genere del party game, noi ve lo consigliamo, molto carino, molto simpatico. Inoltre, poi chiudo veramente il discorso One Two Switch, io posso dire che One Two Switch è un gioco che sfrutta appieno tutte le potenzialità della console, ma proprio tutte, vi fa veramente imparare come utilizzare la macchina se siete al vostro primo avvio. Poi ovviamente giocate a Zelda, perché Zelda è veramente la fine del mondo. Comunque, dovevano inserirlo dentro con la console, tipo Wii Sport, ecco esatto, Latini Marco ha ragione, Massimiliano, Nintendo Land, ricordiamoci di Nintendo Land, assolutamente sì, perché abbiamo provato anche quello. Con i party game ci siamo un po' sbizzarriti noi negli anni, che non è il mio genere preferito, ma mi diverto veramente tanto comunque. Comunque ho visto il trailer di Labo, mi dice Antonio, e secondo me conquisterà tanti bambini, sì, e secondo me anche tanti adulti, perché comunque so di parecchie persone che stanno attendendo veramente tanto Labo. E secondo me anche tanti conti correnti. Sì, sicuramente i conti correnti saranno felicissimi. Perché non è proprio economico Labo, Direi proprio tra le varie cose, tra parentesi, c'è da dire anche questa. Allora, torniamo tra di noi con la quarta domanda in questo momento, perché si parla di Toy-Con e di interattività. Quale ha attirato di più la vostra attenzione nel video? La canna da pesca, ma io ero felicissima quando ho visto quella canna da pesca, ma che bella che è la canna da pesca, cioè voi praticamente collegate questo filo, incominciate proprio a pescare, ma effettivamente se io dovessi scegliere tra i vari Toy-Con che ho visto, direi la canna da pesca. In secondo posto metterei invece la motoretta, proprio perché mi piace questo genere motorette, e poi il pianoforte. Manuel mi dice il pianoforte, sì, il pianoforte decisamente sì, molto carino e diciamo molto interattivo anche, perché secondo me, cioè io mi immedesimo anche all'interno della mente di un bambino che ci sta giocando. Il pianoforte sembra magico, ragazzi. Sì, perché cioè, da un cartone, magico. Costruire un cartone che suona, chiaramente provoca magia. Sì. Veramente fantastico, mi scrive Fabrizio, il pianoforte, il suono tramite vibrazione l'ho trovato una genialata. Cioè, io ve lo stavo dicendo, provate ad immedesimarvi nella mente di un bambino che sta effettivamente giocando con Nintendo Labo sul pianoforte, deve effettivamente sembrare una magia per lui. Vedete, la potenza di Labo è anche questa, ed è veramente fantastico. Anche il pianoforte nel quale puoi creare le tue melodie, ecco. Cioè, Nintendo Labo è veramente, secondo me, proprio veramente un grido di speranza al passato per il futuro. Perché è veramente fantastico. Massimiliano, ammetto che inizialmente ero scettico e la credevo una gran... Ragazzi, se avete ascoltato la diretta che abbiamo avuto con il direct sulla nostra pagina, è stato lo stesso commento, specialmente mio. Ma i video che hanno pubblicato da poco mi hanno fatto cambiare idea, in ogni caso la casa Tamagotchi, è vero. Con il tempo poi le cose maturano, si capiscono, ovviamente, si conoscono e chiaramente si prende un'altra consapevolezza dell'oggetto che si sta per acquistare. Ovviamente sì, anche perché Massimiliano mi dice la casa mi ha ricordato il Tamagotchi, sì. Effettivamente anche a me quando l'ho visto nel trailer. Passiamo, aspetta perché Antonio, Matteo mi dice sempre i top, grazie Matteo, grazie mille a te per essere qui con noi. Antonio mi dice speriamo che con la canna da pesca sarà possibile pescare velocemente, in quanto dal trailer c'è scritto di girare lentamente. Sì, nel trailer è un po' strana questa cosa, perché ci dicono di girare lentamente, ma loro continuano a girare sto mulinello come se effettivamente fosse fatto del vibranio dello scudo di Captain America. Cioè effettivamente è strana questa cosa. Bisogna ragazzi provarla. Una cosa è chiara, i pesci che pescate non li potete mangiare, questo è assodato. Questo è assodato, non potrete mangiarli. Proseguiamo con la quinta domanda, che è la penultima domanda. I Toy-Con si integrano perfettamente con Nintendo Switch. Trovate utile capirne il funzionamento mediante il software? Cioè, qui mi ricollego come spiegazione alla domanda all'effettivo funzionamento del pianoforte. Quello che vi dicevo che effettivamente sembra una magia, quando effettivamente trovate la spiegazione all'interno di Nintendo Switch, secondo voi è utile? O vogliamo un po' rimanere in questa magica ignoranza, diciamo così, che comunque fa sempre bene effettivamente perché crea veramente un ambiente fantastico? Secondo me sì,
perché in un certo senso magari è anche carino capirne il funzionamento in generale. Manuel mi dice, penso di sì. Sì, in generale magari è una funzione molto carina che hanno implementato le persone di Nintendo, cioè diciamo non la principale, la più utile, però secondo me capirne il funzionamento potrebbe anche essere utile per creare altri Toy-Con, che sarà la domanda successiva peraltro adesso. E, secondo me sì, molto utile. Io passerei adesso in questo momento alla sesta ed ultima domanda, ovvero, Nintendo Labo permette una grande libertà. Avete già pensato a cosa costruire mediante la funzione Toy con Garage, che è presentata al minuto 3.03? Io no. Io ho poca inventiva, però, dico la verità. Cioè, è carino, è utile, ma non saprei che cosa inventare. È utile perché puoi scegliere se ricorrere all'aiuto o restare nell'ignoranza, mi dice Giulio Vinci. Beh, per i più grandicelli può essere interessante capirne il funzionamento, sì, ecco, effettivamente sì. Comunque fatemi sapere, perché io personalmente non ho idee. Io ho visto il video, non mi è venuto in mente nulla per quanto riguarda effettivamente creare qualcosa di completamente nuovo. Loro fanno vedere però due o tre idee completamente nuove. Chitarra elettrica, mi dice Matteo, sì, effettivamente è il top. Chitarra elettrica fatta con la scopa è effettivamente è il massimo. Rubate tutti gli scopettoni che avete in casa alle mamme, perché veramente deve essere fantastico. Avete anche un sito? Ecco, questa è una domanda off topic? No, momentaneamente no, abbiamo soltanto la pagina Facebook, abbiamo un canale direttamente su YouTube che utilizziamo per ricaricare i video rielaborati poi successivamente con il nostro programma di montaggio, questa è un po' la parte tecnica che se ne occupa il mio collega, vengono caricati in settimana. Ed effettivamente non soltanto i video delle dirette, vedrete anche in settimana arriverà anche un video di retro gaming, ma questo è un po' off topic, voglio rimanere più sull'argomento Nintendo Switch in questo momento. Andiamo all'angolo il vostro momento, che questo è un angolo che ho creato io perché mi sembrava anche molto carino, praticamente sarebbero i post che ci sono piaciuti più, i 5 post che più ci piacciono durante l'ultima settimana su Nintendo Switch Gruppo Italiano. Parto con il primo post di Davide, che ha postato mercoledì, di una foto del controller SNES per Wii esclusiva del Club Nintendo. Ragazzi, ma che belli erano i regali del Club Nintendo! Cioè, effettivamente, io ho dei punti d'oro, dei punti di platino, che va bene che adesso c'è questa questione che dal primo di marzo io posso avere effettivamente delle scontistiche con i punti d'oro. Però era anche bello poter accumulare punti alla lunga, spenderli poi con dei gadget dedicati direttamente dal Club Nintendo. Andatevi a rivedere effettivamente la foto del controller SNES, perché era veramente molto carino. Ecco, Massimiliano mi dice, ricordo che sul Direct c'era una specie di acceleratore, ma non si fa nulla di questo Toy-Con. No, allora al momento credo di no, perché ciò che sappiamo è effettivamente ciò che hanno pubblicato al momento con il video. Qualche voce di indiscrezione qui e là, ma ragazzi, le voci di indiscrezione e i rumors io vi invito sempre a prenderli molto con le pinze, perché finché effettivamente una persona non conferma, è bello avere questo hype, creare questa grande famiglia Nintendo, quale siamo anche su Nintendo Switch e Gruppo Italiano, però fino ad un certo punto. Quando arriva la notizia ufficiale invece effettivamente esultiamo, stappiamo una bottiglia di spumante. Alberto mi dice, eh sì, i gadget erano il massimo, sì è vero, i gadget del Club Nintendo erano veramente bellissimi e io ringrazio anche tutte quelle persone che pubblicano, a partire anche da Francesco Tinaglia, che ne ho visti tantissimi i suoi post dedicati ad oggettistiche del Club Nintendo, perché io purtroppo non ho fatto in tempo ad avere praticamente nulla del Club Nintendo, però vedo che c'erano veramente delle cose bellissime e che oggi nelle fiere vengono vendute a dei prezzi a volte anche un po' fuori luogo. Rapina post... mano armata, sì, si chiama così. Il secondo post è il post di Ilenia, perché mercoledì posta una fan art di San Valentino bellissima, che mi è piaciuta un sacco, di un NES che regala un fiore a una Nintendo Switch intitolata L'amore non ha età. Ragazzi, è stata bellissima, cioè io ho pubblicato un post di prima mattina a San Valentino perché ho voluto augurare un buon San Valentino anche a tutti coloro che effettivamente magari non sono fidanzati, non sono insieme a nessuno, perché comunque amare non è soltanto verso un'altra persona, può essere anche verso una passione. In questo caso amiamo tutti, ovviamente, Nintendo Switch e il mondo Nintendo. Antonio mi dice, scusami, ho letto la notizia dei punti.
si possono utilizzare solo se non abbiamo abbastanza soldi oppure per ottenere sconti su qualsiasi prodotto. Chi si dimentica il club? Un giorno mi misi a grattare tutti i codici che avevo mai utilizzato, anch'io l'ho fatto, non lo dico ma anch'io l'ho fatto. Comunque, su qualsiasi prodotto, se ti riferisci ai punti d'oro di Nintendo per le scontistiche, sì, o meglio, i giochi comunque in formato ovviamente digitale, a quanto ho capito, praticamente con i punti d'oro potrai scontarti un tot, che adesso non ricordo quanto era un punto, mi pare fosse un centesimo, ogni punto equivale ad un centesimo, e poi c'era quella questione che guadagnavi il 5% in più, mi pare, dei punti d'oro se acquistavi in formato digitale e invece solo l'1% in formato fisico. Ragazzi, che sfortuna, io prendo tutto il formato fisico. E vabbè, comunque, ripassiamo di nuovo al terzo post della settimana che ci è piaciuto di più, ovvero il post di Domenico di venerdì, una fan art bellissima dedicata a Bayonetta, che preferisce proprio all'interno della fan art Link rispetto a Kratos, ai protagonisti di God of War e Halo. Perché questa fan art mi è piaciuta? Perché effettivamente simboleggia Bayonetta e Sega in generale con Platinum Games, che hanno preferito Nintendo ad altri lidi quali sono stati Sony e Microsoft per lo sviluppo del gioco. Mi è piaciuta tanto, è stata veramente molto bella, molto carina. Prego, figurati Antonio, sei anche apposta per le risposte. E comunque è stata veramente molto bella, molto esplicativa in generale della situazione attuale per quanto riguarda Bayonetta. Il quarto post che ci è piaciuto di più è stato quello di Giuliana di mercoledì, perché ha postato, ragazzi, era fantastica quella collezione, cioè più di 500 titoli Nintendo in perfetto ordine e 15 anni, lei scrive, passati a recuperare giochi Pokémon. Cioè veramente bellissima, andatela a rivedere quella foto perché è fantastica, tutto in perfetto ordine, alcuni addirittura ancora incelofanati. Bellissima, complimenti vivissimi, perché io le collezioni le adoro da vedere, proprio io non finirei mai di fare commenti. Notate la faccia, notare la faccia di Link comunque. Invece Giulio Vici ci dice, è perché il formato fisico lo puoi rivendere, sì, però anche se lo rivendi, cioè non so se è tanto quella la motivazione, potrebbe essere comunque, però se lo rivendi una volta che hai riscattato i punti d'oro, un'altra persona non li può più riscattare. Finisco l'ultimo post, che è stato il post di Bruno di lunedì, perché ha effettuato una carrellata di immagini fan art, assolutamente fan made, su alcuni titoli che lui presume o comunque vorrebbe che arrivassero su Nintendo Switch, per cui alcuni possiamo avere dei rumors, altri probabilmente non li vedremo mai. Io ne ho riportati alcuni, per citarne alcuni citiamo Super Mario Sunshine HD, che personalmente mi farebbe veramente molto piacere vedere, Luigi's Mansion 3, Devil May Cry HD, sarebbe bello ovviamente ma sarà duro a vederlo, Red Dead Redemption 2, anche questo sarebbe molto bello ma anche molto duro a vederlo, Assassin's Creed Origins, e poi ce ne sono veramente molti altri. Fan art, fan made, veramente fantastiche tutte. Speriamo che qualche cosa in Nintendo si muova. Bene, ragazzi, è arrivato il momento. È arrivato il momento perché partiamo con l'estrazione. Come avverrà l'estrazione? Allora, noi effettivamente non abbiamo ancora scelto nessuno. In questo momento non conosciamo ancora il nome del vincitore. Questo è comunque un'iniziativa fatta in collaborazione con Francesco Tinaglia, che saluto e ringrazio per l'opportunità. Rivoglio The Last Story e Pandora's Tower, io sono The Last Story, Pandora's Tower non so perché non sono stata in grado di giocarlo, l'ho comprato, l'ho venduto il giorno dopo, non offendetevi, ma io non sono proprio stata in grado di acquistarlo e l'avevo anche acquistato nell'edizione limitata, ma The Last Story l'ho finito ed è un gioco fantastico con una soundtrack bellissima. Comunque, ripeto, ribadisco, in questo momento effettueremo un'estrazione a sorte tra le 96 persone che ringrazio tantissimo perché hanno partecipato, proprio c'è stato un boom di commenti con le partecipazioni, tra le 96 persone che hanno partecipato noi estrarremo con un generatore automatico il numero della persona vincente, poi successivamente verrete contattati dalla Tini Marco, che appunto sarà colui che vi regalerà il codice del primo Bayonetta, attenzione, un gioco veramente fantastico uscito per Nintendo Switch venerdì scorso, e ovviamente prima di lui sarà il nostro amatissimo Francesco a dire il nome effettivo del vincitore. Ci siamo, ragazzi, partiamo. Chiaramente andiamo a riprendere, certo, il tutto in diretta perché vogliamo che l'ufficialità ci sembra una cosa importante. Allora andiamo innanzitutto Scusate un attimo perché c'è un altro commento.
Antonio mi dice: scusate, sempre l'off topic, dove registrate? Allora, noi siamo a Milano, in verità. Quello che vedi è un bar. No, vabbè, non sto scherzando, effettivamente è un piccolo baretto che però funge un pochino da angolo registrazione e anche da angolo archivio giochi. Questo non è però effettivamente il post production è altrove, sempre qui, e ovviamente il post production è anche il luogo dove registriamo i gameplay e dove effettivamente poi giochiamo, perché io mi sto appassionando anche al PC gaming off topic, grande come una casa. Ho visto il benchmark di Final Fantasy XV e me ne sono perdutamente innamorata. Comunque, grazie come sempre per le domande, perché ci piace questo grandissimo interessamento. Torna di qui collega, perché incominciamo con l'ufficialità. Vi abbandono solo un attimo, ragazzi. Allora, ci siamo, Ci siamo. Tornando su dove registriamo, state tranquilli, Noi non vi chiameremo mai dalla Romania, neanche dall'Albania. No, state tranquilli. Tranquilli, noi siamo italiani e continuiamo a lavorare in Italia. Italia, per il momento, anzi, probabilmente sempre. Passiamo al generatore random automatico. Ma allora, sta venendo un pochino di ansia a me a fare questo. Allora, ecco, come vedete, abbiamo un generatore dove come minimo viene inserito il numero 1 e come massimo il numero 96, che è il numero attuale dei partecipanti. Qua sotto abbiamo Generate. A questo punto Chris va a premere sul tasto Generate. Purtroppo non abbiamo la musica di sottofondo. Probabilmente verrà inserita poi in post-production. Certamente. Siete pronti? Pronti, tutti quanti, ragazzi, siete tutti pronti, tutti carichi, perché tra poco scopriremo il numero fortunato del fortunato vincitore, che ribadisco sarà contattato prima da Francesco, probabilmente, o comunque ci avvertirà chi è effettivamente la persona, presumo come numero di commento, e poi successivamente verrete contattati da Marco per l'effettivo numero di codice. Allora, Chris, partiamo, sei pronta? Sono pronta, Vai! Io vado, Vince il numero 73! Vince il numero 73! Fantastico! Ecco il risultato, ragazzi, 73! 73, fantastico! Complimenti al 73esimo personaggio, al 73esimo utente, yeah, che ha partecipato a questo giveaway del codice del primo Bayonetta, primo di vari giveaway che probabilmente faremo successivamente, sempre se per progetto finale ovviamente andrà bene questo genere di sistema di annuncio. Ovviamente noi, a me è venuta l'ansia per il 73esimo, però ad ogni modo, ragazzi, siamo felici per la 73esima persona che porta a casa il primo fantastico capitolo di Bayonetta. Torniamo direttamente. Io ho il 93, c'è qualcuno che ci dice che c'ha il 93, ci dispiace. Francesco ci dice: Ennio Toretti. È veramente Ennio. Ennio, ma avevi vinto anche il codice tutti d'arca. Se eri tu, mi ricordo che avevi anche vinto il codice tutti d'arca. Ma allora Ennio c'hai un... Non lo posso dire. Non si può dire. Io mi ricordo. C'hai un paio di pantaloni extra larghi, guarda. Sì, mi ricordo che su Siddhartha Nintendo, direttamente altra pagina dedicata al mondo Nintendo, gestita dall'incredibile fantastico Sid, lui aveva risposto per primo alla domanda e aveva vinto il codice giveaway per The Old Man's Journey, un indie praticamente che uscirà credo la prossima settimana. E l'altro giorno ho vinto da Sid, mi dice anche Ennio. PC Fuso, mi dice Francesco, sì, c'è un'immensità di commenti. Massimiliano mi dice: ero il numero 11, vado a rigiocarlo su Xbox One grazie alla retrocompatibilità. Sì, esatto, anche perché è un titolo fantastico. Giusto? Giusto! Vai Ennio, giusto! Manuel mi dice che popò grande, sì, effettivamente hai avuto un sacco di fortuna, sono contenta comunque per te, ripeto, verrai contattato poi direttamente da Marco, che provvederà a darti direttamente il codice per poter scaricare Bayonetta e poterci giocare su Nintendo Switch. Al momento noi stiamo giocando unicamente in formato fisso, non ancora in formato portatile. Alcuni dicono che è un po' più complicato giocarci in formato portatile, io non ve lo so ancora dire, non l'ho ancora provato, ma nel nostro video dedicato a Bayonetta 1 e a Bayonetta 2 comunque faremo una piccolissima recensione per quanto riguarda Bayonetta 1, che a me sta piacendo tantissimo, forse anche più della prima volta che ci ho giocato.
Io concludo in questo momento lo special Nintendo di questa domenica, che è andato in via eccezionale in onda domenica perché ieri purtroppo non potevamo, ma tornerà da settimana prossima, salvo vari aggiornamenti, il sabato sera alle 7. Io ringrazio come sempre Nintendo Switch Gruppo Italiano per questa fantastica opportunità, perché mi sono divertita tantissimo questa sera con voi. Grazie raga, giuro che non ho truccato nulla. No, lo sappiamo, tranquillo. E Francesco mi dice: ringrazio il mio compare Marco per aver offerto il gioco di tasca sua. Grazie mille Marco, perché è stata un'iniziativa veramente fantastica e sono certa che comunque hanno apprezzato in tanti, perché abbiamo creato nuovamente un'altra volta una fantastica sinergia tra le varie persone che hanno partecipato a questo giveaway. Io vi do l'appuntamento nuovamente prima il venerdì sera con gli highlights della settimana, iniziativa totalmente nostra per guardare e fare uno sguardo generale sul mondo videoludico, e nuovamente sabato prossimo alle 7 per la terza puntata di Nintendo Special. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi anche questa sera. Saluto Manuel, saluto Valentina, che in questo momento ancora stanno scrivendo e stanno ringraziando il fantastico Marco, che probabilmente sta già scrivendo a degno, super fortunatissimo, anche più fortuna di me questo ragazzo. Grazie mille ragazzi per essere stati qui con noi, vi auguro una buona domenica sera e ci sentiamo venerdì, o ci vediamo magari prima con qualche post e qualche gameplay. Ciao ragazzi! Ciao anche da Marco, ci vediamo a venerdì prossimo e seguite sempre la nostra pagina di Tales of Gamer. Ciao a tutti!